Siamo con Raffaele Sollecito, che è appena intervenuto al 14° congresso dei radicali italiani, portando la sua testimonianza di questo calvario durato quasi 8 anni, tra carcerazione preventiva, accuse, processi, 5 se non sbaglio i gradi di giudizio. E soprattutto Raffaele ci ha raccontato la sua esperienza, prima di tutto in carcerazione preventiva e poi quello che è stato in un regime carcerario che era quello riservato appunto a chi si era macchiato di delitti, diciamo così, violenti. Estremamente violenti. Ho raccontato tutto nel libro che ho scritto da pochissimo tempo, edito da Longanesi, che si chiama Un passo fuori dalla notte. Lì c'è tutta la mia storia anche a livello autobiografico, ma sull'esperienza carceraria, in cui sono molto dettagliato, racconto appunto di quello che ho dovuto vivere prima di tutto in isolamento, facendo 6 mesi di isolamento nel carcere di Perugia, dopodiché senza avere mai la possibilità nemmeno di guardare il sole sorgere e tramontare, perché c'erano diverse mura, cinta di mura di cemento al di là della finestra. Ma poi anche nella carcerazione preventiva a vita comune mi hanno trasferito in un carcere di massima sicurezza, perché ritenevano che se io mi fossi affacciato alla vita comune, essendo stato accusato di un delitto estremamente brutto, estremamente orribile e reprovevole per la società, mi avrebbero il detenuto comune semplicemente per una questione di propri valori personali, di una scala di valori personali, si sarebbe sentito in diritto di ledere la mia incolumità. Mi hanno trasferito nel carcere di Terni, dove sono stato in una sezione di massima sicurezza con detenuti di stampo mafioso, più pluriomicidi, pedofili, violentatori sessuali, anche seriali. Una serie di detenuti che sicuramente non tutti colpevoli, ma dato quello che è successo a me mi pongo sempre il dubbio, però sicuramente molti di loro avevano dei seri problemi a livello psicologico. E di lì ero completamente abbandonato a me stesso dal livello dell'amministrazione penitenziaria, come già raccontato al congresso, come spiego bene anche nel mio libro. Quelli che erano tra virgolette i miei compagni o quelli con cui passavo le giornate erano dei detenuti che, al prescindere dal loro dal fatto che avessero fatto quello di cui erano accusati o meno, avevano una mentalità di stampo criminale, nel senso che la loro scala di valori è molto diversa dalla nostra a livello societario. Per fare un esempio, per noi il peggior uomo possibile è il pedofilo, invece per loro è l'infame. Infatti c'è nel carcere una mentalità di omertà, una mentalità di obbedienza nei confronti del capo, una mentalità di rispetto di quelle che sono le regole della criminalità organizzata. Bisogna sempre fare gruppo con le persone che ti aiutano, bisogna sempre ringraziare le persone che ti aiutano e aiutarli in ogni caso in maniera incondizionata. Ecco, tu hai detto che in un regime carcerario che ti chiude in una cella 2x3 per 22 ore minimo al giorno e con queste scale di valori, uno non è difficile pensare che quando esce dal carcere in quelle condizioni non potrà che far parte della criminalità piuttosto che essere stato rieducato in quella situazione. Allora, io ho la dimostrazione attraverso la mia esperienza che il carcere è oggi in Italia una scuola di reclutamento per la criminalità e la mafia. Non lo dico a caso, lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Qualsiasi persona che capiti in un sistema del genere, se non ha alle spalle veramente delle persone che lo sostengono a livello di famiglia, di amicizia e comunità, quando uscirà dal carcere, comunque nella società in cui viviamo oggi, dove è perniante di messaggi di odio e di violenza da parte anche delle istituzioni che sono estremamente punitive e non fanno
diciamo, percepire la regola come un benessere sociale, ma la fanno percepire come un'imposizione attraverso la quale, se in qualche maniera si disattende la regola, uno viene punito severamente. In questo clima di odio e di violenza, una persona che esce dal carcere, ha la fortuna di uscirne perché molti nemmeno ci escono, sicuramente sarà ridotto o a uno stato vegetale o, molto peggio, verrà reclutato dalla mafia, perché non ci sarà nessuno che lo potrà in qualche maniera, che lo accoglierà, lo aiuterà, eccetto le persone con la mentalità criminale che gli sono state accanto durante il periodo detentivo. Ecco, ricordiamo che Raffaele Sollecito al quinto grado di giudizio, quindi proprio quando è arrivato in Cassazione alla fine del processo è stato assolto, e insieme al suo avvocato che è intervenuto qui al congresso prima di lui, l'avvocato Luca Mauri, ci hanno raccontato come anche l'accusa fosse basata su indizi molto poco rilevanti e che su quegli indizi non si doveva nemmeno troppo disturbare, perché loro hanno tentato in vari modi di acquisire altre informazioni e vi è stato risposto che non dovevate. Sì, addirittura ci è stato risposto, dopo le nostre continue richieste su un'orma di scarpa che era l'elemento perniante dell'accusa nei miei confronti, che mi teneva in carcere in via preventiva ed era l'unico elemento serio che mi potesse tenere in carcere, perché tutto il resto è stato dimostrato già dalle prime settimane come assolutamente ininfluente. Quella impronta di scarpa, volevamo una perizia terza fatta da periti chiamati in causa dal giudice, e ci veniva risposto che gli accertamenti erano in corso nelle indagini, che le nostre richieste erano assolutamente ininfluenti al fine probatorio, e a un certo punto, quando abbiamo insistito, ci è stato detto che disturbavamo l'equilibrio processuale e davamo in qualche maniera fastidio all'operato della pubblica accusa e dei giudici. Era un modo per dire che io dovevo essere praticamente colpevole a prescindere. Grazie a Raffaele Sollecito. Si è anche iscritto ai Radicali, se non sbaglio. Sì, sono iscritto dal 2014, prima che questa vicenda finisse e prima che io mi impegnassi anche di venire al congresso e di interessarmi anche della cosa pubblica in questo modo. Sono stato sempre un simpatizzante fin dall'adolescenza, non mi è mai interessato la politica in senso stretto, per questo mi sono tenuto sempre da parte, però visto che ho avuto un'esperienza così forte, così particolarmente importante, mi sono iscritto anche per dare un piccolo contributo al partito. Grazie.